Amici sportivi e appassionati di hockey su pista, benvenuti al Palla Regnani. Questa domenica 21 gennaio, la quinta giornata del campionato nazionale femminile di fronte al Roller Hockey Scandiano contro il Versilia Hockey Forte. Un saluto da Sandro Rainieri che vi terrà compagnia in questa telecronaca, mentre Mauro, il nostro speaker, comunicherà a breve le formazioni. Intanto salutiamo anche Alessandra alle riprese e Davide Luca alla regia. Ci apprestiamo a vivere questa quinta giornata, l'ultima partita del girone di andata, il campionato nazionale femminile che vede di fronte le ultime due della classe, vale a dire Roller Hockey Scandiano a 0 punti, il Versilia Hockey Forte a 1 punto ottenuto contro il Valdagno. Quindi il Versilia Hockey Forte è una squadra sicuramente da delle potenzialità per arrivare comunque non nella finale di Coppa Italia, perché ormai è già stabilito che sarà Roller Deco Matera contro Hockey Valdagno, ma per ambire alla Final Four per il campionato, dove si classificheranno le prime quattro giunte su cinque squadre. L'ultimo posto appunto è occupato dal Roller Hockey Scandiano a 0 punti e il Forte, il Versilia Hockey Forte a 1 punto, mentre le squadre salutano il pubblico di fronte all'arbitro Marcello Malagoli di Modena. Andiamo a dire anche le formazioni: Roller Hockey Scandiano maglia classica rosso-blu con il numero 1 Alice Bartalini, con il 2 Alicia De Stefano, con il 3 Emma Prandi, con il 5 Rebecca De Pietri, che è anche il capitano, con il 6 Camilla Pagliari, con il 7 Ilaria Malagoli, con l'8 Alessia Villa, con il 9 Teresa Messore, con il 10 Giorgia Teli, l'allenatore Adriano Vaccari. Versilia Hockey Forte che si presenta qui a Scandiano con il numero 1 la portiera Vittoria Masetti, il 2 capitano Jessica Raffaelli, 3 Luana Alvarez, con il 4 Giorgia Brandi, con il 5 Soraya Iannaccone, con il 7 Beatrice Farioli, con l'8 Maria Saldagna e il 9 Anna Palagi. L'allenatore è Massimo Mori. Versilia Hockey Forte, maglia bianca, numerazione rossa, calzoncini blu, mentre classica maglia rosso-blu per la squadra scandianese. Vediamo la quinta giornata, ieri si è disputata Roller Deco Matera contro la Rotellistica Scandianese, l'ultima non si facciano del male da sole, e comunque un risultato 4-1 che è Roller Matera che non ha dilagato tra le mura amiche, quindi una buona prestazione della squadra di Mister Barbieri, che però non ha saputo ottenere questo secondo posto valevole per la finale di Coppa Italia, e quindi la classifica va da sé che Matera 12 punti, 4 vittorie, Valdagno 7, Rotellistica Scandianese a 6, Versilia Hockey Forte 1 e Scandiano a Roller Scandiano a 0. Diamo un'occhiata intanto ai quintetti. Versilia Hockey Forte partirà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Salutiamo anche gli amici di Forte che ci stanno seguendo. In porta Vittoria Masetti, e l'esterne Jessica Raffaelli, Anna Palagi, Luana Alvarez e Maria Saldagna, mentre per il Roller Hockey Scandiano da sinistra verso destra in porta Giorgia Teli e l'esterne. Intanto subito tiro dell'Alvarez, sarà un po' il leitmotiv di questa partita. L'Alvarez, strapotenza fisica e tecnica di questa squadra, veramente ottime potenzialità, ottimo talento anche di questa giocatrice. Già a 4 reti, però la particolarità di questa giocatrice che ha realizzato tutte le reti da tiri da fermo, 3 su 4 su tiri diretti e 1 su 1 sui rigori, quindi non ha ancora segnato su azione. Tanto ci prova Maria Saldagna, contrastata bene da Teresa Messore, che ora va a rubargli palla con grinta, con la collaborazione di Alessia Villa, ora affrontata da Palagi, però riesce a uscire da questa situazione. Dicevamo del quintetto scandianese del Roller Hockey Scandiano, con in porta la Giorgia Teli e l'esterne Teresa Messora, Alicia De Stefano, Ilaria Malagoli e Alessia Villa in possesso di pallina. Ora proprio la Villa per la Alicia De Stefano, scambia con Messora, prova a cercare un attacco. La squadra allenata da Adriano Vaccari, che ha ben figurato anche contro Matera, contro la corazzata Matera, ne ha subite solamente 8 in casa. È un dato di fatto che comunque è una squadra che avrà poche rivali in questo torneo, un po' in tutte le competizioni. Abbiamo visto già in Supercoppa, dove con Valdagno non ha concesso neanche un gol.
vincendo tutte le due partite, rimanendo con la porta inviolata. Già in campionato si è fatta sentire, 4 partite, 4 vittorie, 2 gol subiti, 24 segnati. Per darvi l'idea, Valdagno a 7, 18 fatti, 10 subiti, quindi cioè, gioca un campionato a parte, Matera. Scandiano che attacca in questi primi due minuti, si libera bene, messo ora, va al tiro, poi l'Alvarez la contrasta, tiro che finisce fuori, preda di Lario Malagoli che va a recuperare un'interessante pallina, gioca Alessia Villa per la De Stefano. Scambio con la Messora, le reti scandianesi sono state realizzate fino a questo momento. Attenzione, bella la palla di Messora per Alice De Stefano, non riesce a controllare, poi Malagoli non vede la Villa, scarica la pallina un pochino troppo lontana dal suo bastone, quindi nulla di fatto, va in contropiede, attenzione Alvarez, cerca il tiro, riesce col guantone destro Giorgia Teli a dire di no. Dicevamo, le reti del Roller Rocca Scandiano realizzate, due da Teresa Messora, una da Rebecca Di Pietro, una da Alice De Stefano. Intanto l'Alvarez va da sola, esce bene Teli, terza occasione per la numero 3 del Forte, poi Alice De Stefano va sul primo palo, attenta, Vittoria Masetti, contropiede interessante scandianese che è riuscito a liberarsi dalla propria area e arrivare fino in porta con Alice De Stefano. Nulla di fatto, però sempre 0-0 il punteggio, poi da lontano tiro velitario di Anna Palagi, che curiosamente ha una maglia col numero 9, il calzoncino col numero 6, il numero 6 fortunatamente del Forte non c'è e quindi riusciremo a distinguerla abbastanza bene. Tanto possesso che torna nelle giocatrici maglia bianca, va la Palagi sul lato destro, scambia con Alvarez, palla un po' troppo alta, infatti l'arbitro Malagoli fischia una palla alta, quindi possesso ancora scandianese. Brutta palla quella della Villa, che la perde subito perché non è precisa in questo suggerimento per la De Stefano. Va Alvarez, cerca il centro della pista, scarica un bolide che Giorgia Teli respinge, fa ripartire la S Villa, che trova dall'altra parte la Messora, che si gira, trova la stecca dell'Alvarez e quindi palla rimarrà in possesso del giocatrice in maglia rosso-blu. Uno bisogna che prenda la pallina, che è uscita credo dalla pista perché si attende l'arrivo di uno dei componenti della panchina del Forte dei Marmi. 4 minuti, dicevamo, per Luana Alvarez, uno per Jessica Raffaelli, squadra quella del Forte dei Marmi, che ha impattato, ha pareggiato contro la seconda classificata Valdagno, quindi sicuramente un'avversaria di valore. Attenzione allora di Stefano, non trova spazio per tirare, all'indietro per Malagoli. Villa gira la schiena sul pressing dell'Alvarez, poi bella la palla di Messora per Malagoli, tarda un po' nel tirare, Saldagna col fisico ci va e riesce a respingere questa iniziativa, poi palla lenta questa della Villa per la De Stefano, chiusa, raddoppiata, marcano in maniera molto energica le ragazze di Massimo Mori. Va l'Alvarez, ora cerca spazio, ci mette la stecca Malagoli, riesce ad attutire un po' questa conclusione, quindi riparte ancora Scandiano. Non sono trascorsi 4 minuti di gioco, sempre 0-0 il punteggio. Messora, lato destro, cerca di liberarsi dell'Alvarez, non riesce a mettere la palla in mezzo, una selva di stecche su di lei, primo fallo di squadra del ricattato contro il Forte, quindi secondo fallo di squadra, scusate, il primo me l'ero perso, nel secondo fallo di squadra delle giocatrici in maglia bianca. Zero non è ancora loro, l'Oreo che è Scandiano, quindi riparte dall'angolo basso, punizione per Teresa Messora, palla fuori, ancora imprecisa, doveva attendere il ritorno della Villa, ancora questo chance per Scandiano, no, riesce a evitare i 5 secondi nella propria metà pista, poi un rimpallo favorisce la Palagi per il contropiede, qualche difficoltà nel controllo, poi scarica su una compagna sbagliata, vale a dire Alessia Villa, che recupera questa pallina, cerca di organizzarsi con calma, scarica sulla Messora, tiro della Messora deviata dall'Alvarez, palla sempre dal vantaggio, l'arbitro Malagoli giustamente, quindi riparte Villa per De Stefano, cerca di uscire dai blocchi, la centro
Malagoli, poi interessante ancora questa palla della Villa, uno schema che provano spesso, questo con inserimento centrale su taglio. Attenzione ora, fallaccio della Messora, blu inevitabile, agganciata la Alvarez della Messora, quindi cartellino blu, attenzione perché chiede scusa ovviamente, non ci sono, potete, si arrabbia con se stessa la Messora, finirà nell'angolo dei cattivi. Cartellino blu quindi, e occasione per la Alvarez nella sua specialità, 3 su 4 sui tiri diretti, vedremo come si comporterà in questo caso. Primo cartellino blu della compagine rosso-blu, uno ne ha tra l'altro la Alvarez proprio della Porta dei Marmi, quindi prima grossa occasione quando sono trascorsi 5 minuti e un secondo dall'inizio della partita. Proprio la Alvarez che si palleggia un po' la sfera per un po' prendere anche confidenza, sua specialità. Vediamo se un portiere forte come Giorgia Teli che va a chiedere la stecca dell'avversaria. Giorgia Teli è un portiere forte, lo ricordiamo. Don Alvarez lo è, come tutto pronto, parte l'Alvarez, cerca di sorprendere tre volte Giorgia Teli, non viene ipnotizzata, respinge anche sulla successiva ribattuta, brava Giorgia Teli a, come abbiamo detto, ipnotizzare l'Alvarez che fallisce il suo quinto tentativo, quindi ha un 3 su 5, ma soprattutto il punteggio rimane 0-0, anche se questo si rammarica, l'Alvarez le canta in qualsiasi lingua perché l'alza schiaccia è risultato troppo alto, e quindi possesso torna scandinese, forte, rimane in pressing perché ha il power play e quindi l'uomo in più, la donna in più se vogliamo dirlo, giocatore in più, e quindi avrà 2 minuti ancora di superiorità numerica, vediamo se riuscirà a sfruttarli. L'occasione più grossa avuta dall'Alvarez, vediamo se cercheranno di liberarla per il tiro. Vediamo poco movimento da parte del compagno, va in proprio subito, trova la coscia della Villa che sicuramente stava meglio prima di questo tiro. Ora Alvarez cerca il primo palo, poi Giorgia Teli allontana per un attimo la minaccia, ancora possesso del forte che cerca di serrare i tempi e anche serrare la squadra rosso-blu nella propria area, dovrà poi cercare qualcuno libero, ci prova, brava De Stefano ad andare proprio sulla Alvarez e poi a liberarsi con un velo anche della Saldagna, poi in porta, gol di De Stefano, gran gol di Alice De Stefano che va a esultare con tutta la squadra rosso-blu in inferiorità numerica, lo rimarchiamo, Alice De Stefano ruba palla all'Alvarez, non abbiamo replay ma abbiamo visto un gran numero anche nel liberarsi di Maria Saldagna ed andare in porta e piazzare per alle spalle, alla sinistra dell'incolpevole Massetta, realizzare il suo secondo gol in questo campionato, il gol che vale il vantaggio per la squadra rosso-blu, sempre in inferiorità numerica Scandiano, quindi forte ha l'opportunità di avere l'uomo in più ancora per qualche secondo. L'Alvarez cerca di liberarsi, ci riesce, conclusione debole e sporcata un po' dalla difesa rosso-blu, ancora forte che cerca di attaccare. Non sono trascorsi 6 minuti e mezzo da questo primo tempo, tiro ancora, la De Stefano va sulla Saldagna che ci mette un po' troppo tempo a tirare, non circola la palla, questo possesso del forte, trova ora l'Alvarez che cade in area, nulla di fatto, ha cercato il tap-in sotto davanti a Giorgia Teli, poi attenzione ora Raffaelli si dimentica della pallina, quindi a buon gioco la Villa a liberarsi un po' col fisico, un po' col mestiere, la butta soltanto via. Se andiamo a tenere di tornare in superiorità, in parità numerica, scusate, l'Alvarez cerca la stecca della Raffaelli che non colpisce, poi la palagia, ancora Raffaelli, brava Rebecca Di Pietri che ha ristabilito la parità numerica, è entrata proprio in questo momento, proprio giusto per stoppare queste conclusioni. Per la De Stefano ruba palla bene la Saldagna, brava ancora la Saldagna per la palagia che si divora un gol davanti a Giorgia Teli sparando alto, e quindi buon per Scandiano che riesce a mantenere il vantaggio, rientra intanto Teresa Messora, gli fa spazio Ilaria Malagoli che ha giocato fin qui una buona partita, in tutta la squadra rosso-blu che è stata attenta in difesa alle sfuriate offensive soprattutto dell'Alvarez,
che ora va a caccia della palla, valente del suo gran fisico, veramente gran fisico dell'Alvarez e anche della Saldagna. Alvarez ha più notevole tasso tecnico, potrebbe giocare in qualsiasi squadra femminile di valore, ottimo elemento. Vediamo in possesso di pallina, cerca di tirare, ma lo fa in maniera veloce, non la si lascia sorprendere Giorgia Teli, poi ancora lei cerca il primo palo, trova la Saldagna che comunque mantiene il possesso pallina per le ragazze in maglia bianca. L'Alvarez ora da lontano cerca di mettere una palla in mezzo, velenosa la conclusione di Raffaelli, cerca di andare in contropiede Scandiano, Rebecca De Petri non si accorge che la palla è lì vicino, poi il tiro della Palaggi, quando forse poteva meglio servire la meglio piazzata Alvarez dall'altra parte. De Stefano, ancora De Stefano cerca di replicare proprio davanti alla Saldagna la magia che ha fatto pochi minuti fa, non gli riesce il tiro. La Palaggi cerca una conclusione un pochino velitare anche questa, la Messore invece va sulla pallina, contrastata dalla Raffaelli che ha la meglio, grintoso qua questo intervento determinato del Raffaelli che però lotta con la Messore. Messore non molla di un centimetro, eh. E ora sarà una palla 2 a contendersi a proseguire questo interessante duello tra le due. Alla meglio la Messora per un attimo, poi la Villa a dargli manforte, dovrebbe dare un'altra palla 2 qua, così è quindi sempre dall'angolo basso 16-09 dal termine del primo tempo. Chiesto il time out, vediamo se lo concede, perché la pallina era già in gioco, niente, lo concede, quindi nulla di fatto su questo ingaggio a due, quindi time out, primo time out della giornata, con Scandiani in vantaggio per una rete a zero, rete, gran gol di Alice De Stefano in azione personale, che in inferiorità numerica, quando Scandiano, da prima con successo del gol, è stato costruito da prima da Giorgia Teli che ha respinto tre conclusioni dell'Alvarez, dopo nel proseguo dell'azione quando il forte stava cercando di serrare nella propria area Scandiano in inferiorità numerica è uscita questa perla della De Stefano che ha prima rubato il palo all'Alvarez, poi in contropiede ha mandato al bar la Saldagna e ha realizzato con un tiro piazzato preciso con la giusta potenza, con i giusti giri, che ha fatto secco Vittorio Masetti, ha portato Scandiani in vantaggio sul forte per una rete a zero. Felici 0-3 da giocare questo primo tempo di questa quinta giornata, l'ultima del girone andata qui al Palaregnani tra Rollaroca e Scandiani e Versilio Hockey Forte. Per il momento partita che sorride alle giocatrici di Adriano Vaccari, in vantaggio per una rete a zero grazie alla rete di Alice De Stefano. Si recupera, si riprende con una palla 2, Messora e Saldagna, un mero braccio di ferro tra le due, poi attenzione alla Palaggi che trova il pertugio per tirare. Giorgia Teli come sempre attenta, respinge, parte la Villa, testa alta per la De Stefano, buona partita anche della Villa, non tutte le giocatrici poi maglia rosso-blu, risultata una buona partita fino a questo momento. Ce la farà da fare i conti con la tenuta atletica per 50 minuti che sono veramente tanti, però adesso in vantaggio. Perde palla Rebecca De Pietri, comunque torna subito in difesa e quindi muro tra virgolette scandianese che si ricompone. Saldagna cerca spazio per il tiro, trova il centro area la Palaggi, ma fa buona guardia qua la Villa, brava poi a eludere l'avversario e poi a uscire in modo personale da questa situazione. Scambia con la Messora a campo, Villa cerca una palla in mezzo un po' lontana per la capitana Rebecca De Pietri, quindi riprende a giocare il forte con la Raffaelli, attenzione azione personale, cerca di mettere la palla in mezzo, ancora Raffaelli, vede la Saldagna, una buona idea al tiro, respinto credo la sua stessa compagna, poi attenzione fallo di squadra,
stava pensando Malagoli a considerarlo come fallo un pochino più grave, poi come se fosse un fallo di squadra siamo d'accordo con l'arbitro, perché questo era più fallo di squadra che un fallo da blu. Non era tanto d'accordo l'Alvarez, perché ha fatto segno che si era tuffata, non tanta galanteria da parte sua. La Villa trova la De Stefano all'angolo destro, l'attacco scandianese, bella palla per la De Pietri che conclude alto, poi raddoppio sulla Messora che lotta con la Saldagna, poi si trascina la palla sulla balaustra, quindi riparte forte con il possesso. Attenzione che ha spazio l'Alvarez, tiro dalla distanza, ci mette il guantone Giorgia Teli, tiro sul primo palo, si sta provando un po' da tutti gli angoli. Numero 3, maglia bianca, 14-21 ancora da giocare in questo primo tempo. Tre falli per la squadra del Forte, zero ne ancora Rola Rocca e Scandiano. Da ultimo uomo ora Maria Saldagna cerca di sfruttare il blocco della attenzione dell'Alvarez, poi di casco ci arriva con una super parata Giorgia Teli, la più grossa occasione capitata all'Alvarez e tutto il Forte dei Marmi in questa iniziativa. Poi perde palla Forte, la Messora, un 2 contro 1, attenzione con la Villa, Messora angola troppo, la conclusione finisce fuori, contropiede gestito bene, concluso male dalla Messora, poteva fare meglio qui Scandiano. Poi l'Alvarez trova la Palagi, poi Alicia De Stefani fiuta questa rubata e va in proprio, attenzione ancora, non copre la palla con la gamba, quindi è buon gioco la Saldagna a ripartire, però si ferma perché Scandiano finalmente torna tutte insieme come squadra, riesce a proteggere la porta di Giorgia Teli, poi il tiro rimpallato, ancora la De Pietri che di gran carriera parte per la De Stefano, poi si frappone col fisico, gli ruba palla all'Alvarez. Alvarez cerca spazio per il tiro, ancora parata in distesa di Giorgia Teli, vera protagonista della partita in quest'ultimo minuto, deviato due conclusioni, niente male, prima di casco, la seconda con la mano di richiamo, ancora l'Alvarez, soffia palla a Messora, torna su di lei l'Alvarez, lancia in contropiede la De Pietri che per un rimpallo perde palla, ora la Palagi che si defila troppo per concludere, non bisogna in porta, però sul primo palo, serie di contropiedi, ora la Villa, attenzione che ha spazio, la Villa cerca più un no look per una non appostata ancora De Pietri, ancora di gran carriera Raffaelli che non molla un attimo, attenzione, tapin davanti a porta di Alvarez, nulla di fatto, riparte subito Scagnani in contropiede, un 4 contro 3, anzi si ferma adesso, la condizione fisica va un po' a farsi benedire con questi contropiedi da parte di entrambe le squadre. Messora, gran numero di Messora, poi non riesce a servire De Stefano, gli arriva in un secondo momento la pallina quando è troppo sotto porta, non riesce a concludere Alvarez, pensa un po' a cosa fare, poi riparte, siamo a metà del primo tempo, 12-18 al termine, palla forse qui era alta, sempre Scandiano in avanti per 1-0 sul Forte, poi pressing altissimo della Palagi, qua è fallo, poteva essere fischiato un po' prima, fallo della Palagi su De Stefano, cercato di mettere pressione al possesso, lo Scandiano vuole recuperare in fretta, squadra Massimo Mori, poi pronta ad entrare in pista la Iannaccone, giovanissima Soraya Iannaccone, che tra poco sarà esordio in questa pista. Poi Scandiano qua rischia di perdere palla, poi ci vuole un guizzo della De Pietri per tenere pallina, ancora 30 secondi per andare alla conclusione. De Stefano un po' stanche ora, le squadre l'avevamo un po' preannunciato, mantengono un po' il possesso, non forzano il ritmo, diciamo che prendono fiato, il Messore è l'unica che si dà un po' di gas in questo momento, cerca di partire il contropiede, scanca anche la squadra di Massimo Mori, dovrà un po' rifiatare un po' dopo queste serie di contropiedi, di capovolgimento di fronte,
Messora si gira in bello stile, ha spazio, Messora può andare al tiro, trova il pattino della De Stefano, deve tornare ora De Stefano Alvarez, squadra un po' spezzata, palla dentro per la Saldagna che non riesce a concludere, recupera ancora palla di Pietri che è più fresca delle compagne, va avanti per la De Stefano, cerca di superare Raffaelli con una grinta, ha fatto un gran numero ancora di De Stefano che riesce a giocare questa pallina con la Messora, la Villa ora, Villa vero playmaker della squadra rosso-blu, palla dentro, attenzione, non riesce ad arpionarla il numero 2 maglia rosso-blu, quindi buon gioco la Raffaelli a ripartire, serie di finte cercando di disorientare il proprio avversario, poi l'Alvarez che gira, si gira verso la porta, sbuffa un po', vorrebbe più assistenza in questo caso, brava la difesa scandinese che ora va in contropiede 2 contro 1 sospinta dal pubblico, De Pietri per Villa, Villa sul primo palo, esce e respinge Masetti, grossa occasione ancora per Scandiano che ha avuto una buona opportunità per l'ennesimo 2 contro 1, buono lo scambio, o meno la conclusione più leggibile, quindi ha avuto modo di respingere Masetti, poi De Stefano cerca di andare in proprio, tira De Stefano, esce un tiro un po' malato, quindi conclusione che finisce fuori, sempre Alvarez in gancio, posizione lato sinistro, ma forse era un fallo giusto, primo fallo di squadra scandinese, riparte subito, anzi no, deve attendere il fischio, 4-1 situazione falli, 4 forte di marmi, 1 roller hockey scandiano, qualche conto che è il punteggio che è scandiano in vantaggio per 1-0 grazie alla rete della De Stefano, palla che danza davanti all'area scandianese, poi brava qua Messora a mandare in porta la De Stefano che cerca di disorientare l'Alvarez, un cliente non facile, infatti recupera proprio il numero 3 in maglia bianca, manda in avanti la Raffaelli di gran carriera, si porta già nell'area avversaria, il tiro, conclusione bel gancio, conclusione accompagnata, un po' debole, spinta bene dalla Teli, Messora qualche problema a controllare questa palla un po' leggera, ci è andata qua Teresa, ha recuperato la Saldagna, bella palla, bella linea di passaggio per l'Alvarez, ci arriva col guantone ancora Giorgia Teli, poi contropiede di Messora, attenzione, vede lo spazio un po' lunga, però Forte era tornato bene qua in questo 2 contro 1, ora ancora la De Pietri che perde palla, un intervento energico ma efficace della Raffaelli, pronto a entrare in pista anche Beatrice Farioli, vediamo che si prepara, Annacone intanto è stata cercata dalla Saldagna, va a recuperare pallina, la prende la De Stefano, ancora la Annacone, poi la Raffaelli per Alvarez, 8.35 ancora da giocare questo primo tempo, la spinta la palla è un 3 contro 2, attenzione la Villa, qualche modo per la De Stefano, la palla è ancora lì, Villa davanti a porta, ci arriva, si distende, ci arriva Masetti, altra grossa occasione scandianese che ora prende un pochino il comando dell'operazione, ci chiede infatti, crediamo il time out, Mori, sì, è così, ha mai chiesto da Mori, vuole un pochino schiarire l'idea delle sue giocatrici, Scandiano in un buon momento, oltre a essere in vantaggio 1-0, sta costruendo solo lei, rientra intanto la Malagoli per la De Pietri, partita che Scandiano sta giocando bene, sta conducendo con merito 1-0 grazie alla rete realizzata da Alice De Stefano. Scandiano che pareggia le reti realizzate dal Versilia Hockey Forte, 5 ne hanno entrambi,
con questa rete della De Stefano che per il momento mantiene in vantaggio il Roller Rock Scandiano. 8-0-9 da giocare in questo primo tempo. Alvarez riprende, cerca di andare in azione personale, attenzione, scarica un tiro, brava Giorgia Telli a uscire e a delimitare proprio la luce che c'era tra Alvarez e la porta, e quindi con meno spazio a disposizione più difficile che vada in porta, quindi ha fatto bene a uscire. Bella iniziativa di Stefano che lascia sul posto di Iannacone, ancora De Stefano, palla per Messora che non riesce nel gancio. Raffaelli forse la migliore delle sue per lotta, caparbietà e grinta, e anche un po' come leader di questa squadra, leader che sicuramente spetta alla Alvarez, che è risultato un po' impreciso, forse un po' nervosa anche dall'esito di questa partita che non è come sperava. Cerca di andare ancora in proprio, ennesimo tiro ribattuto, 2-1, attenzione, deve tornare. Messora per De Stefano, agganciata, rigore netto. De Stefano stava per tirare, stecca su stecca, bravo l'arbitro Marcello Maragoli che è riuscito a cogliere questa infrazione. Qualcosa da dire la panchina del Forte, un po' più arrabbiato Massimo Mori, dobbiamo dirlo, perché stecca su stecca, è vero che andava a concludere, però questa opportunità per la De Stefano che ha sbagliato già due tiri diretti, vediamo se la cavarà meglio con il terzo. Tiro della De Stefano, palo ancora De Stefano, gancio alla palla, ancora sul palo, doppio palo della De Stefano, sfortunata anche in questa occasione, brava anche la Massetti veramente. Poi ancora tiro della De Stefano, ancora a dirle di no Massetti, De Stefano veramente un conto aperto con il portiere del Versilio Hockey Forte, nulla di fatto per Scandiano, peccato questa opportunità per la De Stefano, terza conclusione sbagliata del tiro diretto, il palo a dirle di no, e poi brava, ora bravissima la Messora che di gran carriera se ne va, attenzione, palla per la Malagoli, forse doveva essere dato un filo prima, è andato verso il fondo, non è riuscito a servire questo 2-1, con più attenzione Scandiano sarebbe già a 2 e certi versi se lo meriterebbe. Ora Lavare ci mette un troppo a tirare, quindi la Malagoli gli ruba una buona palla, poi la perde, ancora l'Alvarez cerca di andare in proprio, attenzione contro la De Stefano, Alvarez ancora, De Stefano non molla, Alvarez costretta ad angolare troppo la conclusione, finisce alta e fuori, lascia correre giustamente l'arbitro, e quindi Scandiano a 6-10, era un po' stanca la squadra rosso-blu, è stanca anche il Forte ovviamente, perché comunque ogni qualvolta ci sono un paio di contropiedi consecutivi l'energia un po' diminuisce. Si prova ora, attenzione contatto, fallo di squadra della Messora sull'Alvarez, riparte la Palagi per l'Alvarez, stanca anche l'Alvarez, ora ha tirato un po' la carretta per un po' di tempo e cerca di rendere, di impensierire la retroguardia rosso-blu. Villa, brava la Villa a far secca la Palagi, ancora la Villa per la Malagoli, troppo spazio, attenzione la Villa non riesce a concludere quando è troppo defilata, brava la Iannacone qua a rubare una palla e concedere alla sua compagna, al numero 3 Alvarez, che poi si incespica col controllo, poi riprende palla, non la molla, la Messora cerca di concludere sul primo palo, nulla di fatto per Alvarez che guarda l'arbitro un po' compiaciuta ma non ottiene ciò che sperava, quindi 5-17 ancora da giocare, la De Stefano vera scattrice migliore di Scandiano, poco da dire. Bella palla per la Messora, attenzione palo della Messora, terzo palo del rosso-blu, veramente una bella partita, gran primo tempo, Messora qua sfortunata, anche se il palo era esterno, d'accordo, poi buon mantenimento del possesso della palla parte sua, poi la fa girare bene la Di Stefano, guarda il cronometro con la Villa, brava la Villa comunque a dettare sempre i ritmi, cerca ora di andare in proprio con un tiro, una deviazione, ma tutta la squadra rosso-blu si è comportata bene, a partire da Giorgia Telli che un momento è veramente tenuto inviolata la porta, ed è stato difficile, un momento difficile quando il Forte proprio attaccava a testa bassa, ora Forte che sembra un po' stanco, ora la Palagi qualche problema, credo o un pattino o una gamba, vedo che zoppica un pochino, rientra la Saldagna, ingaggia due che premia la Raffaelli, mi avviso la migliore,
del forte fino a questo momento. Poi la Saldagna, palla dentro, nulla di fatto, ancora Saldagna, numero 8, maglia bianca per l'Alvarez, che ha qualche problema a girarsi, riesce adesso, cerca di guadagnare sempre l'area, la vediamo un po' con le sue lunghe leve, la sua tecnica anche. Ora la Saldagna che ha spazio, ci mette un po' troppo a tirare, e Iannaccone come un falco va a prendere palline, poi trova l'esterno della rete, poi De Stefano che non si fida ad effettuare uno scatto per lasciare sul posto la diretta avversaria, cerca la collaborazione di Malagoli col blocco, gli cede palla, perde ora Scandiano, ora Iannaccone contropiede, uno contro uno, l'ha messo ora, colpisce la pallina due volte la palla, anche stavolta forse c'è un warning sulla Raffaelli, non credo per simulazione, forse per proteste, credo di aver interpretato questo, quindi punizione scandianese, forse poteva anche lasciare correre, boh, vabbè, c'è qualcosa da dire, Massimo Mori è un po' energico, forse si meriterebbe il warning lui più che la sua giocatrice, anche se non è d'accordo con questa decisione qua, io avrei lasciato anche proseguire, comunque vabbè, ormai è andata, non si tratta di un'azione determinante ai fini del risultato, possesso più, possesso meno, 3.49 del primo tempo, 1-0 per Roller Hockey Scandiano. Proteste reiterate. La Villa ora per la Messora che va a sbattere contro la Raffaelli, qualche problema di possesso, poi il raddoppio, la Villa, la Messora riesce a servire la Villa, bella palla della Villa per De Stefano, ci mette troppo, ci ha pensato troppo, qua la Raffaelli come un falco è andata a rubare palla per un momento, poi ancora la De Stefano, Alessia, Villa, spazio, può tirare anche la Alessia, palla dentro per la conclusione del volo di De Stefano, la posizione più o meno sul dischetto del rigore, poi un secondo per andare al tiro, nulla di fatto, quindi possesso che torna alle giocatrici in maglia bianca, nulla di fatto, quindi questo attacco a 3-10 dal termine, sempre 1-0, punteggio per Roller Hockey Scandiano, la Raffaelli per l'Alvarez, brutta palla la Raffaelli, stanca la squadra di Massimo Mori, poi l'Alvarez che va in pressing sull'area Malagoli, riesce per un attimo con la Villa, poi a ripartire con la De Stefano che lascia sul posto sulla Saldagna, ancora la De Stefano, guadagna il centro della pista, il tiro finisce fuori, brava Alicia, veramente grande protagonista di questo match, qua è appena imprecisa perché si era proprio costruito un bel tiro, poi ancora la Messora a recuperare l'ennesima pallina, ci arriva la Iannaccone, brava, un grosso impatto in pista di questa ragazza, maglia numero 5, caparbia, non molla, poi qua il fallo, giusto, terzo fallo scandianese, quindi riparte, parte una giocatrice in maglia bianca con Alvarez un po' assente dalle ultime secondi, adesso mi smentirà, va subito a cercare la conclusione sul primo palo, finisce fuori ancora lei, il tiro, ci arriva col guantone di Giorgia Teli che era da un po' inoperosa, poi la De Stefano che sembra che abbia iniziato la partita adesso, vediamo una velocità diversa rispetto alle altre giocatrici in pista, lei e la Messora veramente non si stancano mai, Villa cerca la conclusione, poi la De Stefano con una mano fa secca le Iannaccone, poi palla dietro per Ilaria Malagoli per la Messora, scambia con la Villa, palla dentro, preda dei guantoni di Massetti, quindi 1.45 ancora da giocare, va alla Raffaelli, tiro accompagnato un po' insidioso, poi non si fida qua a respingere Giorgia Teli e quindi si partirà con un ingaggio a due, qualcuno deve andare, se Saldagna contro Messora, la meglio la Saldagna, poi l'Alvarez parte dalla sua posizione preferita davanti a sé Malagoli, scarica su Saldagna, 1.30, palla dentro, la palla finisce fuori dalla portata di Giorgia Teli, bella iniziativa, bella finta di corpo lì c'è De Stefani, gran pattinaggio qui per la Messora, attenzione a Messora, un po' forte questo passaggio per rimanere Malagoli, doveva forse andare al tiro qua, Teresa è stata altruista come bisogna essere, però anche un tiro non sarebbe stato male, attenzione ora scoperta Scandiano, poi eccesso di confidenza qua, fallo, sì, un po' un'ostruzione da parte dell'Alvarez, Scandiano che riparte,
Alicia De Stefano raddoppiata, perde palla, attenzione, 2 contro 2, 3 contro 2 con la Saldani, deve tornare Scandiano, Alvarez con una mano cerca di servire Iannacone, non riesce ancora, 2 contro uno Scandianese, attenzione, Alicia De Stefano non riesce a servire la compagna, mantiene palla, ma è persa come occasione, poi fallo di squadra dell'Alvarez che non è d'accordo, forse poteva aver ragione quale Alvarez, un contrasto forse regolare, però c'è sempre una mia opinione, non quella dell'arbitro che ha ragione. 35 secondi da giocare ancora, Scandiano può andare fino al termine, però butta via questa palla con la De Stefano alla Messore, quindi forte ancora, va in pressing ora la Messore, attenzione a non commettere falli, arpione la palla al Malagoli, quindi opportunità ancora per Scandiano, Messora 15 secondi, si può ragionare un attimo, niente, ancora contropiede, persa palla con la Scandiano, l'Alvarez contrastata bene dalla Villa che fisicamente ci può stare sull'Alvarez, che è veramente un portento, palla dentro, grossa occasione, poi Scandiano va in contropiede, finisce qua il primo tempo, giocato molto bene dal roller che Scandiano che va in vantaggio meritatamente in questo riposo per 1-0 grazie alla rete della migliore in pista, vale a dire la numero 2 Alicia De Stefano, che insieme a Giorgia Telli secondo me è stata la migliore in pista. Diamo appuntamento ora per i secondi 25 minuti di gioco di questo roller che Scandiano Versilia Hockey Forte.
Amici sportivi e appassionati di hockey su pista, bentornati al Palregnani. Domenica 21 gennaio, secondo tempo di questa quinta giornata di campionato nazionale femminile. Roller Hockey Scandiano 1, Versilia Hockey Forte 0, grazie alla rete di Alice De Stefano. Si conclude così il primo tempo di queste due formazioni. Un saluto da Sandro Rainieri, da Alessandra alla camera, da Luca e Davide in regia. Tutto pronto per questo secondo tempo che vede Scandiano in maglia rosso-blu attaccare da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, maglia bianca, calzoncini blu per l'Hockey Forte da sinistra verso destra. Diamo un'occhiata ancora ai quintetti. L'Hockey Forte che si schiera con la Massetti, Vittoria Massetti in porta, e le esterne Luana Alvarez, Jessica Raffaelli, Anna Palagi e Maria Saldagna. Scandiano, avvicinamento in porta, l'ottima Giorgia Teli, una delle migliori in pista in questo primo tempo, ha dato spazio ad Alice Bartolini, l'altrettanto brava Alice Bartolini. Attenzione, palla dentro subito dell'Alvarez per Saldagna, che non riesce nel tap-in, diciamo, dell'ingresso in pista di Alice Bartolini. Attenzione, l'Alvarez ha lasciato un po' troppo spazio qua, cerca di colpire, finisce fuori la conclusione. Le esterne maglia rosso-blu sono Alice De Stefano, vera protagonista del primo tempo, oltre al gol. Possesso di palla con la maglia numero 2, con la 8 Alessia Villa, con la 9 Teresa Messora e 7 per Ilaria Malagoli. Scandiano ha chiuso meritatamente in vantaggio questo primo tempo, tante occasioni, 4 pali, un tiro diretto sbagliato anche dal Forte, che dopo i primi 10 minuti ha fatto fatica a prendere le misure di questo Scandiano. Solo qualche conclusione della Raffaelli, qualcuna dell'Alvarez, un possesso di pallina che chiede la collaborazione delle compagne, la ottiene Raffaelli, poi Saldagna, qualche difficoltà nel controllo. Scandiano attenta nelle marcature, Scandiano che fisicamente cede qualche cosa, Luana Alvarez soprattutto, ma anche Marina Saldagna, però sta tenendo veramente testa tecnicamente a una squadra più quotata con quella del Forte. È vero che ha solo un punto in più al momento, prima di questa partita, però sta giocando veramente bene. Squadra di Adriano Vaccari, Messora ora in possesso di pallina. 2 minuti trascorsi di questo secondo tempo, ancora Scandiano in avanti per 1-0, poi scadono i 5 secondi per il possesso, la lascia lì la Villa. Saldagna riparte subito, cerca lo spazio per servire la Palagi, spazio che non c'è. Palagi va dietro porta, cerca la collaborazione della Saldagna, che dà all'indietro per l'Alvarez, che ci ha provato un po' in tutti i modi, ma non è riuscito a impensierire, sì, ha impensierito seriamente Giorgia Teli, ma non mai in maniera capitale, e quindi ora gioca un po' con le sue compagne. Cerca di sfruttare qualche blocco del numero della Raffaelli, che tiene la pallina, poi tira disturbata la Bartolini nella visuale, soprattutto dalla stecca dell'Alvarez. Quindi riparte la Messora, che ha spazio. Attenzione, la Messora, palla dentro per la Di Stefano, che si aggiusta il tiro, conclude. E gran parata qua di Vittoria Masetti, che era già a terra, ma è riuscita con la mano di richiamo a respingere, a bloccare questa pallina, perché ragion per cui l'arbitro, che è Marcello Malagoli di Modena, ha decretato una palla 2. La meglio Saldagna, fa viaggiare la Raffaelli, cerca spazio la Raffaella, qua forse era fallo di squadra della Messora, stecca su stecca, non di questo avviso Malagoli, lascia correre Ilaria Malagoli. Attenzione ora la De Stefano, cerca di superare il suo avversario, non vi riesce. Messora che cerca di andare di gran carriera verso l'area avversaria, non vi riesce. Villa, se abbiamo visto bene, Villa è rimasta sempre in pista, testimonianza della fiducia che ha lei. Ora fallo della Malagoli, un'ostruzione che costa il quarto fallo di squadra alla rosso-blu, 5 ne ha il Versilia Hockey Forte, che fa fatica a riprendere questa partita, è sotto solo di una rete. Attenzione ora autostrada per la Alvarez, respinge bene la Bartolini, poi contropiede scandianese. Attenzione, la Villa ha spazio per tirare, vede la Malagoli,
dall'altra parte, nulla di fatto, si rammarica, palla un po' giusta, ma un pochino la pista stava finendo, quindi faceva fatica a concludere. Poi bel numero di Alvarez che chiede la collaborazione di Appalagi, nulla di fatto, parte in contropiede la De Stefano, che ha spazio, cerca spazio per servire la Messora, nulla di fatto, si sbracciano un po' Messora e Saldagna in area davanti alla Masetti, un po' trattamento, non usciranno a cena le due stasera. 20-50 da giocare, la Messora è grinta, Teresa veramente sta premendo questo il suo gioco, tanta grinta, attenzione alla De Pietri che è entrata in pista, cerca di concludere, trova la Raffaelli che esce dall'area, poi la Messora è subito lì a impedirgli una ripartenza comoda. De Pietri che è entrata al posto della Malagoli, visto adesso, fallo di squadra fischiato dall'arbitro Malagoli, sinceramente non l'ho visto, lui dice un colpo, forse un blocco, stavo guardando onesto da un'altra parte. 20-19 da giocare, sesto fallo di squadra dell'Hockey Forte Versilia, 1-0 sempre per il Roller Hockey Scandiano, grazie alla rete realizzata nel primo tempo dell'Icia De Stefano, ora in possesso di pallina Villa. Per Messora, grande pattinaggio della Messora, talento, tecnica e determinazione al numero 9 in maglia rosso-blu. De Stefano per Regalca De Pietri, scambia ancora con la De Stefano, numero della De Stefano sulla Raffaelli, poi davanti a sé ancora una difesa intera, non riesce a concludere. Squadra del Roller Hockey Scandiano deve fare anche attenzione, tenere considerazione della stanchezza, ora deviata questa conclusione dell'Alvarez, si dispera, veramente gran tiro, potente e preciso, ci è arrivata a deviarla quel tanto che bastava questa conclusione, Bartalini attenta. 5 minuti e mezzo da questo secondo tempo, sempre 1-0 per Scandiano, tiro ancora sul primo palo, ancora a dire di no, sempre conto aperto l'Alvarez con la Bartalini, poi palla di De Stefano che forse si è fidato un po' troppo di questo assist, Forte era già tornato, fallo di squadra combinato a Scandiano mentre lascia correre l'arbitro, poi grossa occasione per la Palagi, pescata dall'Alvarez che gli inerisce di tutti i colori, brutta conclusione. Qualcosa da dire l'arbitro alla Villa, sì, darà il warning probabilmente. Warning per la Villa per proteste, cerchiamo di intuire, io non posso vedere tutto, se ha detto così, cioè stavo cercando di capire cosa poteva essere, qualcosa di troppo forse uscito dalla bocca di Alessia Villa, un warning per lei. 6 minuti esatti trascorsi di questo secondo tempo, 1-0 per il Roller Hockey Scandiano sul Versilia Hockey Forte grazie a rete di Alicia De Stefano, seconda rete questo campionato. De Pietri per la Villa, esce la squadra del Forte marcando a uomo, a donna, come volete, cercare di ottenere la pallina, cioè memore anche comunque che di condizioni atletiche ne ha in più, è più fisicata come squadra, ha un'età maggiore rispetto alle giocatrici di Adriano Vaccari. Tiro di Saldagna impreciso a De Pietri, ora per la De Stefano controllata dalla Raffaelli che non la molla un attimo, fa le migliore delle sue. Messora cerca di prendere spazio e quasi ci riesce sull'Alvarez che poi con un po' di rimpalli alla meglio, gran numero di sottobanco dell'Alvarez, poi cerca un alzo e schiaccio in bello stile, palla che finisce fuori, Raffaelli anche lei un gran numero, la Raffaelli mette la palla dentro, pattino che ormai non contano più, della De Stefano che va fuori in gran carriera, ne supera due, attenzione alla De Stefano ancora, azione personale, palla dentro per la De Pietri,
poi fallo della De Pietri, spinta sulla sua diretta avversaria, nella fattispecie Raffaele. 6-6 il computo dei falli di squadra, cominciano a diventare tanti. 17-40 da giocare, 1-0 sempre per Scandiano sul forte. Raffaelli, palla dentro, Villa attenta a non far concludere la Palagi. L'Alvarez come un falco si avventa, ora l'Alvarez è cresciuta col ritmo di Stefano a contrastare. Attenzione, l'altra schiaccia dell'Alvarez sul primo palo, respinge ancora una volta, dice Bartalini. Scandiano in porta, è messa bene, poi tiro dalla distanza, ha cercato a sorpresa Bartalini, che non si lascia sorprendere, poi palla dietro la Raffaelli per la Palagi, tiro della Palagi, finisce fuori, palla preda di Teresa Messore che di gran carriera va perché vede un'opportunità, palla dentro, attenzione per la De Stefano che non conclude al volo, e qui è molto brava Vittoria Massetti a respingere, a mettere la stecca, poi l'Alvarez dalla distanza si apre un po' troppo, Villa controlla, la fa uscire un po' dai suoi target, dal suo comfort zone. Ora la Villa, attenzione, va di proprio, cerca il tiro, poi la Messora al tappino, ancora palla dentro e non riesce a concludere Teresa Messora, anche davanti delle avversarie, la porta rimane ancora inviolata, ma ha rischiato grosso anche qua il forte. 16-20 ancora da giocare, dalla distanza, attenzione, deviazione dell'Alvarez, finisce fuori su tiro della Raffaelli, bisogna stare attenti a questo asse per Scandiano che si trincera dietro un fortino a difendere la porta di Lice Bartalini, però non disdegna sortite offensive quali contropiedi come adesso che va in 2 contro 2 Alice De Stefano, tiro di Alice De Stefano riesce un po' alto e quindi ritorna, infatti stavo dicendo Vaccari chiede alla Rebecca De Pietri, dovevi incrociare, dovevi dar modo di far partire un tiro più pericoloso e non allargarti, stavo dicendo quello Vediamo, giocatrici del forte sono in panchina, due, vediamo far cosa, chiedere consigli, l'arbitro non dice niente, non è un time out, quindi si dovrebbe riprendere subito, forse è il portiere che deve qualche problema, Vittoria Massetti, guardiamo. Sì, probabilmente è un problema portiere, per quello l'arbitro non ha richiamato le altre giocatrici a riprendere il gioco, sì, quindi giusto, corretto, è entrata intanto, rientrata Beatrice Farioli. Il forte, ora in possesso di pallina, scambia con la Raffaelli. Tiro della Raffaelli, coperta, era la Bartalini, però riesce a respingere, palla ancora per la Bartalini, la butta fuori poi Villa, Farioli che scambia con la Raffaelli, Villa che si lascia soffiare palla dalla Saldagna. Cerca il primo palo, trova il casco di Alice Bartalini, ora va in pressing Scandiano sulle portatrici di palla maglia bianca, Alvarez, attenzione a non farla partire, poi coraggiosa questa iniziativa, ma ha permesso di riconquistare pallina con la Villa, scarica sulla De Stefano, ancora Villa, ricordiamo sesta giornata che sarà fra 2 settimane, il 4 febbraio, e Scandiano sarà ancora in casa con l'Hockey Valdagno, l'altra partita sarà Versilia Hockey Forte contro Rotellistica Scandianese, sempre il 4 febbraio. Messora cerca un po' di avventurarsi, non riesce, poi magari ordina un po' un pressing, attenzione a fallo di Teresa Messora di squadra, il 7° sulla Raffaelli, tendente un po' energico e quindi fallo, che problema che per la Raffaelli, speriamo che sia solo un po' stanco, che non accusi niente di serio, di strano, quindi vigilocchio dei sanitari che sono proprio lì vicino.
14:36 ancora da giocare di questa partita, sempre Scandiano in vantaggio per 1-0, che è lo stesso risultato in cui si era concluso il primo tempo, grazie alla rete di Licia De Stefano. Time out chiesto da Adriano Vaccari, che magari voleva spiegare qualcosa sul pressing. Vediamo che Scandiano ha cominciato a fare un po' di pressing, che è una scelta che può sembrare anche azzardata, visto che comunque il fiato non è tantissimo, però magari ha colto che è stanca anche il forte, quindi può perdere qualche pallina, magari portarsi sul 2-0 non sarebbe una brutta idea. Quando stiamo raggiungendo la metà nel secondo tempo, tre quarti di gara, Scandiano è in vantaggio. Questo secondo tempo ha rischiato, è vero, poco, però forte sta un pochino serrando la squadra nell'area, e quindi per evitare di subire troppo, magari con un pressing si recuperano più palline, e vediamo se lo torna ad effettuare, se userà ancora questa arma che aveva iniziato a fare negli ultimi minuti. Attenzione al computo dei falli: 7 ne ha Scandiano, 6 ne ha Forte. Esce ancora Farioli, rientra la Palagi. Si riprende, 14:36. Raffaelli cerca di correre verso l'area avversaria, va dietro porta, scarica sulla Palagi. Brava invece di Stefano a fiutare questa opportunità, manda in porta la Messora, Teresa Messora, gol! Gol di Teresa Messora, lanciata da Alice De Stefano. Ha messo bene la gamba, si è creata questa conclusione, l'aveva presa Vittoria Masetti, ma il tiro era anche potente, accompagnato, e quindi la palla dopo gli è finita alle spalle. Scandiano raddoppia ed esce molto bene da questo timeout con questa terza rete in campionato di Teresa Messore. 14 minuti da giocare, Roller Hockey Scandiano 2, Versilia Hockey Forte 0. Alvarez, tiro finisce fuori. Manca ancora una vita, 14-02. Scandiano sta interpretando molto bene questa partita e la sta meritatamente conducendo per 2-0, grazie anche a questo. Guardate che cambio di ritmo, palla dentro, De Stefano non conclude, Rebecca De Pietri è appostata, cerca di recuperare per un attimino la palla, poi brava qua la Saldagna, la collaborazione della Palagi, poi Palagi non riesce a servire Alvarez, che si gira, cerca di entrare in area, attenzione, numero dell'Alvarez, conclude, respinge Alice Bartalini. Qua si è creata la conclusione da sole, qualcosa da dire all'arbitro, come al solito, le spiegazioni. Messora, per la De Stefano, Palagi, qua è fallo in maniera abbastanza energica, settimo fallo di squadra del giocatrice di Massimo Mori. Villa, Messora, raddoppiata la Messora dall'Alvarez e dalla Palagi, che le rubano palla, vanno in avanti la Soldagna, palla dentro Bartalini, attenzione che scarica per un momento sulla Raffaelli, poi manda in contropiede Alice De Stefano. De Pietri ancora per la De Stefano, gioca con la Villa dietro, brava la Villa a rimanere dietro, a non schiacciarsi troppo in attacco, poi palla imprecisa della Messora per la Villa, e scadono i 5 secondi. Time out chiesto da Mori, che vuole parlare un po' alle sue ragazze, questa situazione che le vede forte sotto 2-0 contro il Roller Hockey Scandiano.
Alice De Stefano e Teresa Messor sono i nomi delle due marcatrici di questo match che vede Scandiano, Roller Rock e Scandiano, in vantaggio sul Versilio Hockey Forte. Con questo risultato sorpasserebbe proprio questa squadra e si piazzerebbe al quarto posto con 3 punti alla fine del girone d'andata. Che è un grosso, sarebbe un grosso risultato per la compagine di Scandiano, poiché insomma viene giudicato sulla carta un po' la quinta squadra di questo campionato, è vero, con tanto talento, se partiamo anche da Alice Bartalini e Giorgia Teli, sono due portieri di sicuro avvenire, di tanto talento, ma ancora giovane da formarsi, con pochi allenamenti alle spalle, quindi è vero che la partita deve ancora finire, manca ancora un quarto di partita e può succedere di tutto, però si sta comportando molto bene. Ora vediamo Alvarez, scarica una brutta palla per la Messora che va in contropiede, attenzione Messora da sola, Messora gli soffia la palla, contanto che basta la palla. Qua è stato un ottimo intervento difensivo perché si stava quasi concretizzando l'azione del gol di prima, quasi in maniera identica. De Stefano brava qua a eludere l'intervento dell'Alvarez, poi va quasi in proprio, va verso la porta, qualche difficoltà quando è raddoppiata, deve scaricare un palo un po' prima. In questo caso bel numero ora di Palagi che supera la Messora, che gli ritorna, e la stecca della Messora va a riconquistare palla, veramente un crack questo numero 9 maglia rosso-blu. Palla dentro ora della De Pietri, poi fallo di squadra, qua non sono tanto d'accordo, di uno stecca su stecca visto, però ottavo fallo di squadra, non mi trovo tanto d'accordo in questo caso, sono tanti, sia 8 che 7 giunti a questo punto, perché verosimilmente si arriverà a battere un tiro diretto da entrambe le parti, e la partita si è fatta anche, perdonateci il termine, un po' più maschia. Messora un cala di ritmo, è Teresa veramente supera l'avversario, attenzione, cerca di andare al tiro, un po' arrabbiato qua Andrea Novaccari, ha giocato un po' da sole qua Teresa, ha talento e tutto, però sì, qua cerca di continuare in area l'Alvarez, stanca anche lei, poi la De Pietri quasi riusciva a rubare palla, la Messora ce la fa e ora De Pietri ha davanti due giocatrici, cerca di tenere la palla, brava qua Rebecca, in questo caso difficile tenerla qui, riesce comunque in qualche modo a farla pervenire alla Villa, 11-10 al termine, De Stefano per Villa, Ilaria Malagoli pronta a rientrare, esce De Pietri, rientra Malagoli. Messora, palla dentro, un po' difficile questa palla, poi ancora Messora, attenzione, cerca di concludere sul primo palo, respinge Massetti, attenta in questo caso. Dall'altra parte Raffaelli, brava, numero della Raffaelli che poi sbatte su Teresa Messora, inarrestabile Teresa Messora, ancora palla per la Villa che non riesce a concludere, qua è stata brava la Saldagna a mettersi col fisico a deviare questa conclusione, sempre la Saldagna per la Palagi, De Stefano, la gran carriera De Stefano, attenzione, palla per la Malagoli, poi rischia di combinare pasticcio con la Palagi, però è stata anche efficace perché non ha permesso di pervenire la pallina a uno meglio piazzati l'area Malagoli. Alvarez vince l'ingaggio a 2, recupera palla, cerca di andare in avanti, ora l'Alvarez cerca di entrare in area, non riesce a concludere, poi un guanto per terra è quello dell'Alvarez che se lo tiene in bocca, curiosa questa situazione. Raffaelli ora se lo mette, Palagi, ancora Raffaelli, palla dentro per la Saldagna che ha qualche difficoltà nel girarsi, trova rifugio in un porto sicuro nell'Alvarez che si carica il tiro, respinge Alice Bartalini, poi spinge un po' troppo lontano qua l'area Malagoli, quindi riparte
Raffaelli, cambio di ritmo, non ci casca la Villa, poi più veloce è sempre la Raffaelli, che non demorde, migliore delle sue anche in questo secondo tempo. Poi tocca la pallina sulla balaustra, quindi il possesso torna a essere rosso-blu, che chiede la distanza qua, 9-13 dal termine. Messora per De Stefano, deve liberarsi della palla, non riesce nei 5 secondi, quindi l'arbitro Marcello Malagoli decreta la punizione a favore delle giocatrici maglia bianca. 9-0-4 a giocare, sempre Scandiano avanti 2-0. Grazie alla rete realizzata nel primo tempo di Licia De Stefano e nel secondo tempo la Teresa Messora. De Stefano riesce a recuperare questa pallina, poi Messora, pallina difficile da tenere, ingaggio a due, tutti e due sulla transenna, un po' lontano forse qua l'arbitro per giudicare, forse. Alla meglio l'Alvarez, ingaggio a due qua, è difficile superarla. Palla dentro, sempre per l'Alvarez, brava Messora che quasi agganciata, attenzione, Messora cerca di liberarsi dell'avversario, para bene la Massetti che oltre al gol comunque non ha dovuto districare gran matasse in questo secondo tempo. 8-30, calata l'intensità degli attacchi del rosso-blu che comunque possono, non dico gestire, ma mantenere un po' il possesso di palla, avanti 2-0, cercare di rischiare il meno possibile, palla dentro di Villa per Messora, non riesce a concludere, ancora time out chiesto da Adriano Vaccari. In questi ultimi minuti si vuole organizzare Scandiano per non subire un... non abbiamo visto chi abbia chiesto il time out, però Mori lo vediamo abbastanza arrabbiato con le sue ragazze, non riescono a penetrare il muro rosso-blu. Ruba palla, attenzione Messora sulla Raffaelli, Messora ci arriva con il guantone, questa è una gran parata, parte Vittoria Massetti, veramente qui è la rubata di Messora, sempre attenta, sempre vigile questa iniziativa, non è da Raffaelli perdere una palla così, però insomma, sono passati 42 minuti di gioco, Teresa Messora è sempre come se fosse il primo minuto, veramente impressionante la tenuta fisica e atletica di questa ragazza, sembra meno stanca delle altre. Alvarez ora cerca di aggirare la difesa avversaria, poi un fallo di squadra per una trattenuta, 8 falli di squadra, si pareggiano a 7:42 del termine, 8 falli ciascuno. Scandiano sempre avanti 2-0, Messora per Villa. De Stefano che ha un po' di spazio, poi l'arbitro Malagoli vede la Malagoli in, sulla, dentro il dischetto del, dentro la lunetta dell'area, quindi fa ripartire il gioco qua, ragione l'arbitro, va battuta al punto giusto, punizione Raffaelli, tiro forse alto, comunque Villa riesce a recuperare pallina per la Messora, la Messora deve dare la palla dentro, Teresa Messora in dubbio
MVP di questo secondo tempo, come Alicia De Stefano lo era stato del primo. Fallo dell'area Malagoli, stecca su stecca, generoso questo fallo, che è il nono rosso-blu. Alvarez, attenzione che solo Alvarez cerca di tirare, imprecisa, molto imprecisa questa giornata, Leon Alvarez, che mai arrabbiata con se stesso, un po' frustrata, manca ancora tanto, 7-0-6 è tanto, 9 falli, Scandiano lo ricordiamo, 8, forte dei marmi, 7 minuti da giocare, Villa per Messora che col fisico ci arriva, cerca di tirare ancora a ribattere Luan Alvarez che va in contropiede, cerca un alzaschiacci in area, rigore, a sbattere su Alessia Villa, si è costruita questa occasione, poi forse si è fatta male alla gamba perché è caduta male, non abbiamo un replay, però è a terra claudicante, si è guadagnato questo rigore, no, niente gamba, la spalla, è caduta col gomito, quindi sicuramente il nervo, si è addormentato un po' il braccio, vado un po' quando giocavo io, se, come a quelle cadute che davano questi sintomi, queste situazioni, quindi niente alle gambe ma solo al braccio, e quindi applaudita dallo sportivo pubblico di Scandiano, Luan Alvarez andrà per il secondo tentativo del campionato sul dischetto, no, va lei alla Palagi. Va Palagi a battere questo rigore, 6-47, chiave di volta di questo match, occasione grossa per riequilibrarlo per Anna Palagi. Tutto pronto. Parte la Palagi, gol della Palagi, gol di Anna Palagi, esulta con le compagne, realizza niente male sui rigori, forte, 2-2. 2-1 per il Roller Rock Scandiano, a 6:47 dal termine ha segnato Anna Palagi, e quindi adesso ci apprestiamo a vedere un finale molto molto interessante. È qua che si cresce, si mantiene un risultato, si cerca di andare a arrotondare il punteggio, un po' entrano tante cose in testa in questi momenti, sia dell'allenatore che delle giocatrici, vediamo come si comporteranno. C'è la scimmia dei falli di squadra che pesa, 9 Scandiano, ma anche per il forte che ne ha 8, e vediamo come se la giocano qua, è una questione anche di tattica, di strategia. Certo è che Alvarez è sempre pericoloso, qui vediamo fallo di squadra decretato da Malagoli per un'infrazione, e quindi 9-9 falli di squadra. L'avevamo detto che verosimilmente si arrivava a un tiro diretto da una parte e dall'altra, non ci andremo molto lontani di questo passo. Malagoli, 6-10 da giocare, 2-1 per il Roller Rock Scandiano sull'hockey forte. Versilia, De Stefano, Villa, farà conti anche con la stanchezza delle squadre. Villa mette la palla dentro, attenzione, esce per un niente, poi l'area Malagoli contro la Saldagna, la meglio la Saldagna, manda avanti l'Alvarez, attenzione Saldagna che ha spazio, attenzione, cerca il secondo palo, raso terra, ci arriva col guantone Alice Bartalini, poi un alza schiaccia della Alvarez, controllato Alessia Villa, manda in contropiede Messore, Malagoli, attenzione Messora, qualche difficoltà nel controllo per Malagoli, non riesce il tiro al volo, deve tornare Scandiano, 5-30, Alvarez lo fa subito Teresa Messora, attenzione, brava qua la Alicia De Stefano sulla Alvarez a impedirgli la conclusione, attenzione che non è finita, alza e schiaccia, brava qua l'Alvarez, bravissima, ma bravissima anche Giorgia Tiel, poi attenzione a queste, non controlla Luan Alvarez, 2-1 Malagoli per Messora, Messora, tiro, ci arriva e respinge la Massetti, contropiede sfumato, ancora un 2-2 per il forte, ora l'avevamo detto, finale incandescente, la Palagi autrice del gol del forte, 4-55. Si fa sentire Mori la sua panchina, poi brava Alessia Villa con De Stefano e Malagoli, la De Stefano non trova lo spiraglio per servire un 2-1 più cattiveria, qua ci voleva Messora, è vero che c'è un possesso in più, però manca ancora tanto. Villa, brava qua Alessia Villa in quell'occasione prima a mandare in porta le due compagne, non hanno avuto l'istinto del killer. Messora,
in qualche modo con l'area Malagoli, poi la Villa 4-20. Palla dentro della Villa, controllata dalla Masetti, quindi Scandiano deve tornare e riorganizzarsi in difesa in questi momenti concitati di questo finale. Saldagna all'indietro per Raffaelli. Alvarez, tiro dell'Alvarez, riesce male qua, presa di Alessia Ville, che può andare subito, brava, in avanti la Malagoli, attenzione che ha spazio, ah, Malagoli, palla per Messora impreciso, ancora la Messora che tiene palla, guadagna il centro pista, poi in qualche modo tiene due giocatrici a metà campo, Vaccari poi qua in qualche modo la Messora riesce, fortunata in questo contrasto, poi triplicata, soffia palla la Saldagna per l'Alvarez, Alvarez finta di corpo, poi brava la De Stefano a portarla fuori, attenzione al rientro sul primo palo come in questo caso, poi la Saldagna non riesce a concludere. 3-20, palla persa dalla Palaggi, va in avanti la De Stefano, un 2 contro 2, vediamo se si organizza l'attacco, rimangono in 2 contro 2, attenzione Messora davanti a porta, non riesce a concludere per il ritorno dell'Alvarez a rubargli palla, cresciuta di intensità la numero 3 dei bianchi, che però si dimentica la palla, un 3 contro 2, vediamo se partecipa anche Teresa. Messora è così, Messora tiro rimpallato, attenzione deve rientrare Scandiano e non subire i contropiedi, così sta facendo. 2:45, palla alta dell'Alvarez, sta anche lei, 2:43 ancora da giocare, Scandiano 2, Forte dei Marmi 1, questo finale incandescente, squadre stanchissime, hanno dato vita a una bella partita equilibrata dove Scandiano ha avuto più occasioni, colpito anche 4 pali, quindi è stata anche sfortunata, poi è rientrata in partita, attenzione al fallo non considerato di squadra qua, perché comunque c'entrava anche lui e l'arbitro era lì, non ha permesso di continuare. Alla numero 2 rosso-blu, 2:33 da giocare, 2-1 per Scandiano, 9-9 i falli di squadra. Messora per Malagoli, all'indietro per Alicia De Stefano, 2:20 ancora da giocare, perde palla Scandiano, al meglio la Saldagna che trova davanti a sé Malagoli, quindi riesce a rimpallare questo passaggio, il possesso tornerà le giocatrici maglie bianche. Palaggi, il tiro finisce fuori, cercato una deviazione della Raffaelli, poi palla dentro alta e quindi 2:05, Scandiano ha palla in mano e 45 secondi per organizzarsi. Alessia Villa in possesso di pallino, non devono scappare gli attaccanti, ora brava Villa a lasciare sul posto Raffaelli, va in proprio, poi mette una brutta palla dentro, chiede scusa, 3 contro 2 per il Forte, ora in attacco, brutta palla dell'Alvarez, Teresa Messora, attenzione Messora non riesce nel passaggio, ha fatto tutto bene, scatto, cambio di ritmo, nulla da fare, deve rientrare Scandiano, 1:40, Alvarez si dimentica ancora la palla, per fortuna di Scandiano che non ne può più, è stanchissima, 1:30 ancora da giocare. Palaggi, Alvarez, attenzione ora ad Alvarez, palla dentro, brutta la palla fuori per la Malagoli, la Alessia Villa, nulla di fatto, non riesce a controllarla, ancora Forte in possesso di pallina, Alvarez 1:10 da giocare, attenzione che ha spazio Alvarez, tiro deviato da Alessia Villa che le sta cantando di tutti i colori, ma ha comunque protetto la sua porta, poi ancora la Villa riesce a frapporsi, un minuto esatto, attenzione 2 contro 1, l'Alicia De Stefano, palla dentro, nulla di fatto, doveva tenerla qua Alicia, 50, mancano 50, probabilmente i falli di squadra rimarranno così. Tiro della Alvarez, nulla di fatto, ancora l'Alvarez cerca ancora uno spiraglio, ma c'è il muro rosso-blu a dire di no, e Alessia Villa, 35 secondi, si porta in avanti, non andare a concludere, ti prego, conclude la Teresa Messora, doveva andare all'angolo, attenzione 2 contro 1, Saldagna, tiro di Saldagna, ci arriva la Bartalini,
copre la porta, veramente è uscita al momento giusto, 22 secondi dal termine, palla 2. Grossa occasione, attenzione qua a cosa succede quando in 2 contro 1 bisogna tenere la palla all'angolo e non lasciarsi ingolosire dalla conclusione. Poteva essere già vinta questa partita. Mancano ancora 22 secondi, palla 2, e la palla finisce sulla giocatrice peggiore, cioè sull'Alvarez. Attenzione che ha molto spazio Alvarez, tira ancora una volta Alice Bartolini a dire di no, va in contropiede Scandiano, messo ora 10 secondi, Malagoli va a tenere questa palla, finisce fuori la conclusione di Alice De Stefano. Attenzione, un secondo, tiro dell'Alvarez, concluso Scandiano, vince la sua prima partita in campionato nazionale femminile. 2-1, festeggiano tutte le giocatrici maglia rosso-blu per questa alla vigilia insperata vittoria, ma meritata, dobbiamo dirlo. Un monumento vanno fatto alle due portieri, Giorgia Teli e Alice Bartalini, ma anche a tutte le altre. Gran primo tempo, bravissima Alessia Villa, che veramente è stata costante in tutta la partita. La Malagoli a dare sostanza davanti, a dare soluzioni. La De Stefano veramente un primo tempo super. Messora, cosa vi dico a fare? E De Pietre, quando è stata chiamata in causa, veramente bravi a tutti, forte, un po' disperate le sue giocatrici, si aspettavano tutt'altro match, non sono riusciti a tenere punti, e lascia l'ultima posizione Roro che Scandiano, si porta 3 punti e supera le avversarie del forte grazie alle reti di Alice De Stefano e Teresa Messora contro la rete realizzata sul rigore da Anna Palagi. Da Sandro Rainieri è tutto, vi ringraziano anche Alessandro Tirelli, Luca e Davide, vi diamo appuntamento per il campionato femminile a sabato 4 febbraio, quando ci sarà Roller Rock Scandiano contro Hockey Valdagno. A tutti voi una buona domenica.